Ora, difficile, molto difficile con questo gatto che vuole mangiarmi il braccio e tutto, piano con i dentoni che trapassano la camicia. Su, via, fai un salutino che ti lascio andare prima. Va bene? No, non rimanere qui a mordermi. Ah, rimani qui un po'. Grande successo. No, non puoi buttare giù la cineprese, ok? Spostiamo il micione. Se vuoi venire qua, eccolo, grande battaglia, eccola, eccola, sì, sì. Va bene. Disincarnare la questione giuridica. Questa impresa non si indirizza a un pugno di specialisti allenati all'esegesi degli anditi più reconditi della scolastica del Medioevo. Io convoco i generalisti e i passanti, tra i quali i ricercatori che non rilevano della genealogia euroamericana, fatto fuori tutto l'Occidente, non proprio solo, a una riflessione su un edificio del discorso essenziale alla comprensione della civiltà moderna, quantomeno sottratta al riconoscimento comune delle sorgenti dell'identità occidentale. Questo libro studia l'Occidente, cancellatore del suo stesso testo, la parte censurata della civiltà detta giudeo-cristiana, il monumento romano canonico. Alla Clede Montravaglia, tra le chiavi del mio lavoro che riguardano la società, secondo la lettera del loro discorso, ho ottenuto qualche scoperta importante. Riferire queste lezioni alla frase inaugurale del decreto di Graziano, il Decretum Graziani, Humanum genus duobus regitur, il genere umano è governato secondo due misure, formula di cui sarà per lungo tempo questione in questo libro. Alle prime parole quindi della compilazione medievale che ha sigillato il destino istituzionale dell'Occidente, enunciando su un modo inedito il patto tra la ragione romana e il Vangelo. Questo è sfidare l'ordine stabilito della memoria moderna. Perché aprire oggi questo cantiere della dimenticanza, dell'oblio? Questo è l'inizio della nota marginale posta al cominciamento del libro di Pierre Legendre, lezione nona, l'altra Bibbia dell'Occidente, il monumento romano canonico, studio sull'architettura dogmatica delle società. Al momento è solo in edizione francese, edito da Fayard nel 2009. Nemmeno Pierre Legendre scherza in quanto a monumento. Anche la sua opera, in più di 50 anni, ha qualcosa di monumentale. Forse sfiderà l'effimero senso della contemporaneità. Pierre Legendre ha scritto 9 lezioni e un'altra ventina di libri, di opere. Si era imposto all'attenzione in Francia e anche in Italia nella seconda metà degli anni 70 con L'amore del censore, 1974, opera edizione originale, e 1976 in traduzione, fu tradotto quasi subito, e anche Godere del potere, che uscì nel 76 in edizione originale e anche lì mi pare solo nel 78 da Marsilio, entrambi uscirono da Marsilio. Poi il primo è stato ristampato da Spirali nel 2007. Da Marsilio, per iniziativa di Armando Verdiglione, L'amore del censore uscì con il titolo originario che avrebbe voluto dare Pierre Legendre e che non fu accolto nemmeno con la proposta riformulata da Jacques Lacan, ed è Gli scomunicati, Les Excommuniens.
per l'editoria, poi l'editoria italiana non si è più interessata alla produzione di Legendre a partire dagli anni Ottanta. Nessuna delle sue lezioni, quindi, che successiva è stata tradotta, una sola breccia in tutti questi anni, in questi 30 anni e più, una tesi di laurea è stata dedicata all'opera di Pierre Legendre, intendiamo una tesi di laurea in italiano. Legendre argomenta come il diritto romano canonico, che permea anche le attuali istituzioni, in particolare lo Stato, sorge per l'assenza di legislazione che caratterizza il cristianesimo rispetto all'ebraismo. Si tratta anche del contributo di Paolo, detto santo, che sostituisce la fede alla legge, per inciso, alla legge nell'ebraismo. Allora le regole e le norme, il diritto canonico è andato a prenderle in buona parte dal diritto romano. Il testo europeo è attraversato, secondo Legendre, da una guerra degli scritti, e sta parlando della scrittura della Torah, della Bibbia ebraica e della Bibbia cristiana. Questa questione va ripresa perché, come Legendre arriva retrocedendo sino al XII secolo per questa invenzione del diritto romano canonico, noi possiamo spingere ulteriormente questa ricerca, e lui parzialmente l'ha fatta per l'aspetto del diritto romano, e ci pare che non l'abbia fatta per la questione dei Vangeli. Lui dice che cominciando a questionare la corporalità nel modo in cui si sono composte le sacre scritture e la loro interpretazione, entriamo nel vivo della storia istituzionale occidentale, più precisamente nella storia di una referenza che scrive con la maiuscola, per una parte falsamente qualificata di giudeo-cristiana, questione misconosciuta e peraltro cruciale. Tale questione cruciale ha determinato l'orientazione ermeneutica del testo europeo, attraversato quindi da una guerra degli scritti. Ci sarebbero due referenze in conflitto d'usurpazione. Come è stato risolto questo aspetto, che trova fondativo? Noi invece andremo a cercare la fondazione sia del diritto romano sia del Vangelo, perché i due pesi e le due misure sono questi. Poi lo riprenderemo da un'altra parte. La constatazione di due referenze in conflitto d'usurpazione è stata enunciata in termini radicali nel VI secolo dall'imperatore bizantino Giustiniano I, teologo e giurista, che si pone in garante della ragione. Ecco la frase che viaggerà per altri 600 anni e più. Gli ebrei si liberano a delle interpretazioni insensate. Questo chiuderà il capitolo, entrerà come novella 146 in quello che definisce l'altra Bibbia dell'Occidente, il Decretum Graziani, che ha
come titolo, in effetti, anche se oggi è noto così come Decretum Graziani, ha come titolo La concordia dei canoni discordanti. È comunque una pista, quella di Legendre, non molto battuta, e quindi seguiamola, anche se abbiamo delle obiezioni da porre, ma forse più che delle obiezioni da porre abbiamo un'altra via di lettura. Ecco un po' la teoria pura e dura di Legendre. Questa novella 146, alla quale abbiamo accennato, che cosa implica? Ha come titolo La questione giuridica come agente di destino. Si tratta del destino degli umani. E si tratterebbe evidentemente di distinguere tra destini legali e destini illegali, come in altre pratiche, come nel lavoro, come nella sessualità. In che cosa la questione giuridica è stata un agente del destino, si chiede Pierre Legendre. La risposta è assai chiara. In quello che le regole del diritto sono portate dalla problematica del principio genealogico. Questo è l'asse di discriminazione del bene e del male, persino, anche in Pierre Legendre, dal quale procede l'elaborazione dell'identità, che sarebbe, secondo questo modo, una costruzione a strati, a piani. Curioso che per Lacan l'io era strutturato come una cipolla per identificazioni successive, le moi, pas le je, non il me, ma non è traducibile questo, è sempre io in francese, in italiano. E su questa base, in effetti, che la storia del destino occidentale va a illuminarsi, se si riprende il principio genealogico in quanto fondamento antropologico delle poste in gioco di legittimità e di legalità, e quindi di illegittimità e di illegalità anche, nella sua dimensione di conflitto di referenze ebraiche e cristiane. Noi allora andiamo a scoprire il nodo di questo conflitto attraverso l'autonomizzazione della questione giuridica. Ma in realtà questa autonomizzazione è il modo in cui verrà cancellata o messa da parte la radice dell'innesto, la radice ebraica dell'innesto cristiano. Praticamente questo conflitto di referenze bibliche, aperto in seno al giudaismo stesso, per quello che poi andava trasformandosi a divenire il cristianesimo, che all'inizio è una setta ebraica, risulta da un percorso di interpretazioni in cui si scopre portatrice di tratti determinanti della civilizzazione europea, una frattura nel sistema di valori. Ma insisto, questa frattura, questo taglio è dovuta a un principio genealogico che è lo scettro del potere, è la questione del fallo, non è solo il principio genealogico, è il principio del fallo. Se Legendre rispetta il principio del fallo, accetta la divisione sociale e sessuale degli umani sino ai massacri delle guerre, mentre invece pensa che il buon principio genealogico, il buon principio d'autorità, il principio totemico, lo chiama così, il principio del nome del padre, per prendere un termine freudiano, sia la garanzia invece dell'etica della società, e anche dell'estetica e anche della clinica. A pagina 135 abbiamo questa precisazione. Consideriamo più da vicino l'economia di questo sconvolgimento, le cui conseguenze istituzionali sono apparse lungo il filo dei secoli, mettendo in evidenza
il punto di oscillazione politicamente decisivo. La seconda fondazione del cristianesimo, sotto l'egida del diritto romano nel Medioevo. Da questa rifondazione dominata dalla teocrazia pontificale, le società industriali di fattura cattolica o protestante sono rimaste dipendenti sino a noi. Questi elementi introduttivi sono sotto l'egida della filosofia greca, che non solamente serve per aprire la lettura ai tre monoteismi, per fissarsi come sistemi di pensiero, ma dimora anche la struttura struttura fondamentale intellettuale, praticamente cancellata nel ricordo del giuridismo contemporaneo, sul quale è piegato il prodigioso monumento del diritto romano per svilupparsi e perdurare come impero dei concetti. C'è una lettura che non arriveremo a fare in questo video e che richiede forse la scrittura, un testo, ma accenniamo la pena quantomeno. Ecco gli elementi, e sono quelli della teoria più pura e più dura di Pierre Legendre. Dice che l'istituzionalità pratica un'arte dell'apparire. Essa mette in scena delle forme che si indirizzano alla vista come delle icone. Si tratta del primato della vita, della rappresentazione. Avrebbe potuto dire della vita simbolica. No, rappresentazione. L'ellenismo, o semplicemente l'aver fatto il liceo, comporta questa credenza nell'ente, nel presente, nella rappresentazione. Si tratta di una architettura invisibile, infatti nella copertina parla di architettura dogmatica delle società, appunto, ma accetta questo dogmatico, il dogma forse, ovvero la semplice immagine nella sua dimensione, non è dogmatico. Si tratta infatti, dice, della comprensione della logica dogmatica. E se la logica non fosse dogmatica, la logica di vita non è la logica dogmatica, non è la logica della rappresentazione. Ma ecco il punto che intendiamo citare e che è lo sforzo stesso che assume nella sua elaborazione Pierre Legendre. Ogni società, pagina 60, ogni società è alle prese con una posta in gioco basilare, far tenere assieme gli opposti. Da qui si intende l'interesse per la concordia dei canoni discordi o discordanti. La concordia dei canoni discordi è stato scritto tra il 1130 e il 1140. Poco dopo emergono Francesco e Valdo, due eresie, una recuperata dalla Chiesa e l'altra proprio no. L'incipit è quello, no, del citato per tutto il corso del libro da Pierre Legendre, ed è quello del Decretum Gratiani. Il genere umano, che abbiamo citato in latino, il genere umano è governato secondo due misure: ciò che è contenuto nelle leggi e il Vangelo.
occorre essere chiari su questa costruzione. Ecco perché si può anche fare come altri filosofi, andare a indagare su Paolo, su Cristo o sull'ebraismo, perché fermarsi a questa seconda Bibbia del cristianesimo è una tappa. Occorre sbrogliare questa matassa e analizzare anche quel che risulta fondante per la versione del Vangelo che viene data e viene acquisita nell'unione con il diritto romano. Leggiamo in altro modo quello che legge Pierre Legendre, non tanto in modo diametralmente opposto, non tanto nel senso in cui Marx diceva che rimetteva Hegel sui suoi piedi e poi altri hanno fatto la stessa operazione con Marx, non rimettiamo Pierre Legendre sui suoi piedi, ma constatiamo che la pista di lettura può dare l'idea di leggere in modo diametralmente opposto quello che scrive Pierre Legendre, e questo viene dalla lettura differente che viene data al presunto asse che sorregge la società, questo asse simbolico dai vari nomi, ed ecco un esempio. Siamo a pagina 138. Sulla base dell'analisi che rinvia alla problematica genealogica, la referenza detta giudeo-cristiana incontra l'assassinio dell'ago ebreo. Assassinio nel senso psicanalitico della posta in gioco della morte del padre. Dell'assassinio del padre. Ma anche nel senso del passaggio all'atto che ha compiuto in nome dello Stato il regime hitleriano, ultimo rappresentante in data dell'idea imperiale romana feticizzata, il Terzo Reich, messo in prospettiva strutturale, lo scrive in corsivo, il nazismo è stato il braccio armato psicotico d'una civilizzazione confrontata alla decomposizione del padre mitico, all'occorrenza alla decomposizione dello Stato, del padre, delle leggi. Noi manteniamo che è stato compiuto in nome dello Stato, in nome del nome, in nome del padre, in nome della legge, in nome dell'autorità, e quindi ecco l'altra scrittura di questo passo. Il nazismo è stato il braccio armato psicotico di una civiltà fondata sul padre mitico, fondata sul principio d'autorità, fondata sul principio totemico. Il nazismo non presuppone la decomposizione del padre mitico, ma l'iper padre mitico, il super padre mitico. Per l'essenziale si tratta, in questo libro di Pierre Legendre, di un contributo alla lettura critica della rifeudalizzazione planetaria, sebbene, come abbiamo appena accennato, il principio che sprona sia quello sul quale poggia il nuovo feudalesimo. Una questione che pongo a Pierre Legendre, come a ciascun ricercatore dell'origine, e sono tanti, in particolare in filosofia, c'è la trasmissione senza trasformazione? Nel senso che se c'è trasformazione, il risultato non può più essere scisso per ritrovare gli elementi primordiali. Non è un caso che l'ultima postilla del libro è dedicata all'orizzonte antropologico del verbo trasmettere. Sembra una grande cosa il modo in cui c'è trasmissione per Legendre.
istituire il tempo genealogico attraverso la messa in scena dell'origine. Legendre, ancora una volta, accetta la messa in scena dell'origine, ritiene che questa messa in scena, che tra l'altro sorge per lui in Totem e Tabù di Freud, sia il modo civile di vivere. Legendre accetta la credenza in Babbo Natale e in tutti i suoi avatar, più o meno umani, più o meno divini, anche animali o vegetali. Il tempo incombe, irrompe, è il terremoto. Come può istituirsi il tempo? Come può darsi un tempo sul tempo? La domanda è: qual è allora l'istituzione senza più genealogia? L'istituzione che non si avvale della credenza nella messa in scena dell'origine, che varrebbe poi a escludere i non originari, la lunga serie dei non originari, non abbastanza bianchi, non abbastanza ricchi, non abbastanza istruiti, non abbastanza uomini, eccetera. Noi avremo a che fare con l'ancestralità come tesoro d'origine. Il soggetto, per Legendre, diviene contemporaneo alla sua origine. Si tratta dell'individuo legato, questo è il legame sociale sul quale insiste in particolare l'ideologia francese, e sarebbe appunto legato dal montaggio politico, ed è un legame particolare. In francese è arrimé il verbo, e si fissano le barche sul molo, l'arrimage è questo fissare una barca al molo. Si tratta della memoria mitica della società, questo è il legame, no? Che traduce il concetto etnografico dell'avo. Noi abbiamo a che fare con l'ancestralità, come accennato, come tesoro d'origine, che traduce benissimo il racconto biblico di Dio creando il mondo e la prima coppia umana. Questa sarebbe per Legendre la creazione laica del legame sociale. È una teologia politica, sebbene pare quella non sia tale la sua. Lui pone obiezioni alla teologia politica di Carl Schmitt, che è stata una delle sue prime letture. Non è affatto, come si dice, un cavallo di battaglia. Voilà, il soggetto è il sujet devient contemporain de son origine, no? Diventa contemporaneo alla sua origine. Il tempo dell'avo e il presente si raggiungono nella rappresentazione, cioè nella credenza in Babbo Natale. Non c'è bisogno di tornare indietro a Martin Heidegger o non troppo indietro come lui a Althusser, per accorgersi che questa credenza in Babbo Natale è attualissima. Non è ogni credenza in Babbo Natale. Con ironia, io rispetto alla serietà di tanti studi e ricerche, alla loro presunta autorevolezza, dico che credo in Babbo Natale, proprio perché tutti questi studi affermano assolutamente di non credere a Babbo Natale. Ma di quale credenza si tratta? Non certo quella nel mio caso, che non rivelerò qui, ma nella credenza di Babbo Natale con i baffetti alla Hitler o i baffoni alla Stalin. E questo non è il nostro caso. Siamo ancora a pagina 501.
che è tra l'altro la pagina della conclusione. Conclude proprio così, sono le ultime due righe. Procedendo da questa memoria degli avi o dal discorso degli avi, è istituito il soggetto della trasmissione attraverso il funzionamento di una trascendentalità sociale. O è trascendente o è sociale, è uno simbolo, una divinità sociale, la divinizzazione della società a partire dalla sua credenza in un mito fondatore che è stato creato in ogni dettaglio e che costituisce la base del sistema di credenze, cioè elabora il sistema di credenze, riprende l'altra Bibbia, il diritto romano canonico, per poi assumere infine la stessa sorgente di credenza che ha comportato e comporta la discriminazione tra gli umani. Se questo è il soggetto trasmettitore, se questa è l'istituzione del soggetto della trasmissione, ebbene, possiamo dire fine delle trasmissioni. Inaccettabile la trasmissione genealogica. Inaccettabile la trasmissione di quel principio che è il generatore delle discriminazioni e dei tentativi di soluzione delle discriminazioni che sono le guerre. E tra le guerre c'è anche quella che viene chiamata la guerra tra i sessi. Ecco il viaggio intellettuale di Pierre Legendre, che è nato nel 1930 e quindi ha 82 anni. Dice a pagina 16: al termine del mio insegnamento, in francese lo dicono al plurale mes enseignements, dei miei insegnamenti, sarebbe molto ampulloso in italiano, mi trovo nella situazione evocata da Borges, il lettore di Russell, il matematico, il moralista, quella di un uomo che fa il giro del mondo, il punto di partenza, il punto di arrivo, sono due posti distinti ma molto simili, compiuto il mio giro, montura chevet. Che cosa posso pensarne? Ecco, forse questa circolarità dell'insegnamento è quel che resta da pensare, perché si tratta anche del principio genealogico stesso che è circolare. Perché questa retta, questa perpendicolare che divide in due gli umani e poi li divide in quattro, in otto, li fa a strati, a ceti, a gruppi, a bande, a clan, a cricche, all'infinito, come insegna non Russell ma Tessarg, che era matematico, geometra, ingegnere, siamo verso il 1600 e qualcosa, si era accorto appunto che una retta all'infinito è un cerchio e quindi questo itinerario rettilineo che non flette, questo mantenimento del principio totemico è nella circolarità, circolarità che era stata anche appuntata da Heidegger, per il quale l'essere stesso è circolare, una citazione che poi è stata tolta nell'edizione delle opere complete, delle Gesamtwerke. Questo asse perpendicolare, appunto, essendo all'infinito un cerchio, è così che crea ciò che sta all'interno del cerchio e ciò che sta all'esterno. È
È un bel dire, è un bel fare quello di attenersi al principio di non contraddizione, al principio di identità. E guai a Dio la contraddizione per i logici matematici, che, per i quali bisognerebbe coniare una pseudo malattia fantastica, no? Psichiatrica, per derisione. Ma il terzo principio è quello di esclusione, quindi quel principio che fa l'integrazione di diritti di questo, di questo, di quello, è quello che crea gli esclusi, è quello che crea la sottomissione delle donne, dei bambini, la sottomissione a una lobby non solo finanziaria ma anche alimentare, intellettuale o culturale, insomma o pseudoculturale, intendo tutta l'amministrazione del sapere che c'è nelle scuole. Ecco, noi non giriamo in tondo, almeno teoricamente, e mettiamo in discussione questo principio genealogico, questa asse perpendicolare che spaccherebbe gli umani, questa spada, questa penna, questo albero della conoscenza del bene e del male, questo ponte, questa barra, questo nodo, tutte figure, questa croce, tutte figure dell'apertura, che invece viene spacciata come sistema di connessioni inclusive e di deconnessioni esclusive per coloro che in ogni caso non potranno mai far parte di questo sacro business. Non è solo la teologia politica che fa questo, anche la ateologia politica è in questo gioco. Per noi gli errori e gli orrori del principio totemico e tabuico, del principio del fallo, non sono deviazioni dal principio, come presume anche Pierre Legendre assieme a tanti altri psicanalisti, ma sono il frutto del principio stesso in atto. E quindi c'è ancora molto da leggere. Queste sono le briciole di un monumento di libro, sono più di 500 pagine, che richiederebbe, come fanno appunto gli psicanalisti lacaniani, un seminario di un anno per incominciare a introdurre qualche elemento al dibattito. Lo riprenderemo, anche perché questo è l'interesse per il libro. Pur non trovandoci molto d'accordo su alcune questioni, su questa apertura del cantiere dell'oblio sono in pochi. Penso anche che Pierre Legendre abbia la percezione di essere solo.